Forza dei ragazzi, eccoci qua, il giorno prima di Fiorentina-Milan. Prima di iniziare il video, come di consueto, ovviamente è una partita che richiama, perché verrà giocata il 4 marzo, richiama comunque un ricordo a Davide Astori. Quindi ovviamente voglio iniziare questo video ricordando ancora una volta, perché non ci si stanca mai, noi lo ricordiamo sempre allo stadio, nella formazione iniziale, capitano per sempre Davide Astori, al 13° minuto scatta sempre l'applauso ovunque il popolo viola si trovi. Quindi ovviamente sarà una partita particolare, emozionante, anche se vogliamo per Stefano Pioli, sicuramente per l'allenatore ex Viola che ha vissuto quel periodo disastroso, brutto, come tutti noi tifosi della Fiorentina. Quindi ovviamente al di là del match e ovviamente al di là del tifo, vogliamo che la Fiorentina batta questo Milan. Il primo pensiero va ovviamente a Davide Astori. Detto questo, ragazzi, come sempre, forza Viola. Benvenuti al giorno prima, appunto, proprio di Fiorentina Milan. Seguite gli amici di Space Viola qua sotto, il link in descrizione, la community che sta crescendo sempre di più a tinte viola. Seguite anche me, Andrea Marino, in arte Mister Viola. Mi trovate su Instagram, Facebook e ovviamente qua su YouTube, qua sotto il link in descrizione per gli altri miei due social, ragazzi. Allora, è un Fiorentina Milan molto particolare, al di là ovviamente del concetto, del ricordo di Davide Astori, che sicuramente terrà banco per tutta la durata della partita. Per la giornata di domani c'è ovviamente da parlare di calcio, c'è da parlare di una Fiorentina che viene da una grande vittoria per 3-0 contro il Verona in casa dei nostri gemellati veronesi, e arriva anche dalla bella rimonta sul Braga per 3-2, il passaggio del turno in Conference League da questo preliminare agli ottavi, ottavi che poi andranno di scena fra qualche giorno, esattamente fra 6 giorni se contiamo anche oggi. Quindi è sicuramente un marzo ricco per quanto riguarda la Fiorentina, deve essere anche un marzo ovviamente importante per la Fiorentina, una settimana dove Commisso ha continuato a parlare, diciamo, piuttosto di numeri, cioè dell'affare Vlahovic, 60 milioni, 10 gol fatti solo. Noi invece abbiamo speso 15 milioni per Jovic e Cabral e abbiamo già 20 gol all'attivo. Il problema magari sussiste del dire perché allora siamo dodicesimi, tredicesimi, se tutto va bene. Però al di là di questo, sicuramente c'è da considerare che la Fiorentina sta andando avanti in Conference League, lo sta facendo anche molto bene, e comunque c'è sempre questa semifinale di Coppa Italia che tiene banco con una Cremonese che è diventata bestia nera per quanto riguarda la Roma. L'errore sarebbe quello di pensare però già all'ottavo di finale del Sivasspor, perché comunque la vittoria di Verona ti ha consegnato una squadra che, se segna, se diventa cinica, se delle tre occasioni che ha nei primi 10 minuti almeno una la butta dentro, si spiana un po' la strada, ci si diverte anche a vedere questa Fiorentina, e la Fiorentina stessa si diverte a giocare e a vincere le partite. La vittoria con il Verona ha dato tantissimo ossigeno, un più 11 dal terz'ultimo posto, che ovviamente fa ben sperare anche a livello proprio di pressione, no? Domani affronteremo un Milan che sicuramente vorrà tenere più possibile vivo questa corsa a scudetto, anche se ormai credo che il Napoli se lo sia già cucito saldamente addosso, e ha tutti i meriti ovviamente a Spalletti e a tutto l'entourage del Napoli, che cioè, sta giocando un calcio, secondo me, il calcio più bello che in questo momento c'è in Europa in generale. Detto questo, ovviamente, però, le altre squadre stanno lottando anche per la Champions League, e arriverà un Milan sicuramente che vorrà lottare per consolidare in qualche modo la sua seconda posizione. Ci sono degli ex, ovviamente io ne ho scelto uno, Jack Bonaventura, che credo sia quello più simbolico, però c'è anche Riqui Saponara, che è un ex ovviamente del Milan. Dall'altra parte invece di ex abbiamo ovviamente Stefano Pioli, che siede sulla panchina del Milan, e ovviamente anche Ante Rebic, altro giocatore che dovrebbe tra l'altro giocare al posto di Theo, che è squalificato. Detto questo, mi aspetto un Milan che non aspetterà la Fiorentina come fanno tante altre squadre, mi aspetto un Milan che venga a proporre il proprio gioco, che venga a vincere la partita. È un Milan che sicuramente si è un po' ripreso dal periodo buio che ha avuto fino a qualche settimana fa. D'altra parte, anche la Fiorentina ha avuto il suo periodo buio, poi le vittorie in Conference League, il pareggio con la Lazio, il pareggio così e così con l'Empoli, e alla fine anche la bella vittoria con il Verona ha consegnato una Fiorentina che ha cominciato un po' a macinare. Soprattutto ha consegnato un grande espolvero Arthur Cabral, che dovrebbe essere nuovamente ancora lui a guidare l'attacco della Fiorentina, con Saponara e Gonzalez che dovrebbero aggirargli intorno. Metto Riqui Saponara perché penso che
Una partita da ex come quella di Ricky Saponara, che sicuramente vorrà far bene, e dopo aver fatto comunque anche molto bene in Conference League, ma anche con la partita del Verona, penso che Saponara possa essere un palpabile titolare di domani a guidare l'attacco insieme a Cabral, che credo venga riconfermato nuovamente, che in questo momento è l'attaccante più in forma che abbiamo in rosa, con un centrocampo dove dovrebbe rivedere nuovamente Jack Bonaventura, Barak e ovviamente anche Amrabat, che dovrebbe essere questo un po' il centrocampo. In difesa invece mi aspetto nuovamente la conferma di Martinez Quarta, che ha giocato veramente bene con il Verona, e di Igor, che sembra essere tornato ai suoi livelli, quindi penso un'altra panchina per Milenkovic, con i due esterni che dovrebbe essere Biraghi, che arriva dal gol da 50 metri con un po' di polemica verso i cori, quello che volete, insomma lasciamo stare le polemiche, e ovviamente dall'altro lato ci dovrebbe essere Dodò, anche perché Terzic purtroppo ne avrà per parecchie settimane, sfortunatamente. Ci dispiace molto per Terzic, perché secondo me stava andando veramente bene. In porta dovrebbe tornare Terracciano. Questa è un po' la formazione che mi aspetto domani dalla Fiorentina, ragazzi, e mi aspetto una Fiorentina che dimostri il suo gioco, dimostri la sua voglia di andare ad attaccare l'avversario, di fare il suo possesso palla, sperando di non trasformarlo troppo in sterile, ma sicuramente mi aspetto una Fiorentina che ragionerà molto sul concetto di questo campionato, che il campionato è molto particolare, ragazzi, perché io punto in questo momento a raggiungere una salvezza che poi ci possa permettere di divertirci in campionato e di alzare le antenne sulla Coppa Italia e la Conference League, perché, ripeto, il campionato è ancora tutto aperto, perché le partite sono tante. Cioè, se ci credono chi è secondo, tra virgolette, allo scudetto, ancora parla di poter tenere vivo il campionato, figuriamoci se non dobbiamo tenerlo noi con le posizioni che potrebbero valere l'Europa. È vero che tra te e l'Europa ci sono tantissime squadre, anche perché tu l'Europa la stai giocando, cioè il biglietto per l'Europa League lo potresti strappare con la Coppa Italia, la Conference League, ma non per questo devi denigrare il campionato, soprattutto partite come queste che ti possono consegnare anche una fiducia e uno stimolo in più per poi andare bene anche in Conference, perché ragazzi, vincere aiuta a vincere. Aver vinto con il Braga, aver vinto con il Verona ti apre l'entusiasmo per affrontare il Milan. Vincere o comunque ottenere un risultato positivo contro il Milan, e secondo me è un Milan che con cui ci si può veramente giocare, dico proprio la verità, sono molto sportivo in questo. Secondo me la Fiorentina, se mette in pratica quello che sa fare, è un Milan che fa meno paura, ovviamente al di là poi della grande qualità che comunque ha il Milan e il gioco di Stefano Pioli, che aiuterebbe ad affrontare poi il Sivasspor con un'altra verve, anche con una consapevolezza in più, cioè le energie mentali che possono venir meno dato i tanti impegni, le energie fisiche, scusatemi, che possono venire meno dati i tanti impegni, vengono aiutate dalle energie mentali che tu acquisisci tutte le volte che vinci. È molto semplice. Quindi, tra l'altro, fatemi dire che domani questa partita me la vado a vedere allo stadio. Tra l'altro sarò un po' random, non lo so dove andrò, perché grazie al mio carissimo direttore, che voglio ringraziare tantissimo, è riuscito a trovarmi il biglietto, e tra l'altro avevo anche l'onore di andare col mio direttore, e ovviamente il biglietto secondo me, ragazzi, sarà nelle zone alte, insomma, non voglio dire, quindi per una volta mi sentirò un po' vips, se vogliamo, e andrò a vedere questa bella partita, sperando ovviamente di portar bene alla Viola e di andare a vedere una bella Fiorentina, di andare a vedere la vittoria della Viola in uno stadio gremito, perché si va su tutto esaurito. Ci sarò anch'io, ragazzi, quindi ragazzi, che vi devo dire? Ci si vede comunque domani, perché il post partita esce sicuramente, escirà il giorno dopo, attivissimo anche su Instagram, tanti post. Ragazzi, che cosa vi volete dire? Sempre forza Viola, a domani!